Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Siamo qua nella mia cucina, mi seguo, per fare una nuova ricettina super light, leggera, ma soprattutto veloce, molto veloce e facile da fare. Ho inventato sta ricetta, dato che a me piace molto la torta di mele, penso a chiunque piace, ho fatto non solo una versione light, proprio leggera, che quindi potete mangiarla anche tutti i giorni, a colazione, a merenda, proprio una merenda ottima, veramente per stare super leggeri, avere pancia piatta e stare in forma, e anche molto proteica. Quindi se vi allenate va benissimo. E poi la cosa bella è che è veloce, cioè si va in 3 minuti in padella. La torta di mele in padella, e voilà! Veramente occorrono pochi ingredienti e iniziamo subito. Mi sono segnata la ricetta perché devo dire che io quando faccio le mie creazioni culinarie, in cucina, le cose le faccio un po' a occhio, ci butto le cose, poi mi vengono dei capolavori, bellissimo, però non so le quantità. Quindi l'ultima volta che l'ho fatto, dato che la sto facendo veramente spesso, ho detto no, mi devo segnare se quantità, devo fare il video, perché viene sempre una sofficiosità, una cosa super forte, te lo devo dire alle ragazze. Eccoci qua, quindi per prima cosa ragazze io vado a pesare tutti gli ingredienti e ci metto, io utilizzo gli albumi, questi qua per praticità, se no potreste anche mettere quelli là delle uova, però per praticità è anche un po' più economico, meno per sprecare meno tuorli, ci metto 250 grammi di albumi, ha molte proteine, praticamente zero grassi e zero carboidrati, quindi è ottimo. Ed è perfetto per fare i dolci, comunque tutte queste cose, ricettine buonissime e golose. Ah, però vi devo specificare questa cosa, le quantità che adesso vi do e che avete letto in sovraimpressione sono quantità molto abbondanti, e forse per qualcuno di voi saranno anche 3, 4, 5, però sapete che io mangio molto e quindi comunque è molto abbondante, quindi se me lo volete fare di meno riducete la quantità. Poi ci metto la farina integrale e utilizzo la farina di grano integrale, quindi semplice, cioè la farina quella che si usa per fare la pizza, eccetera. Però voi potete utilizzare la farina di avena, come sapete io spesso vi ho fatto i pancake, tante ricette con la farina di avena che adoro, è ottima. La farina di riso, se siete celiaci utilizzate la farina di riso e vi viene comunque buonissimo, insomma qualsiasi farina. Io poi tempo adesso uso questa, domani quella di avena, insomma mi piace variare, però con questa mi piace molto, devo dire la verità. Praticamente dimenticate tutte le regole della cucina, ogni ingrediente mescola, no, qua la dita fa così, buttate tutto dentro, ambrezza, ambrezza, guardate mi viene buonissima. E poi ci mettiamo la mela, una bella mela intera, proprio come la torta di mele. Vado quindi a versare la mela anche nel nostro impasto. La mela già dolcifica un po', per dolcificare ancora di più ci metto un po' di truvia, dolcificante a zero calorie, super naturale. Io non ne metto tanto perché non mi piace troppo dolce, quindi ne metto tipo un mezzo cucchiaino, voi se vi piace più dolce ne mettete di più. E poi ci metto un po' di cannella, la cannella che ci sta tanto tanto bene con la mela. Ne metto anche qua un mezzo cucchiaino, l'altro poi ve lo metteremo sopra, vi faccio vedere. E infine, quando ho mescolato tutto, ci metto un po' di bicarbonato, che serve appunto per farlo crescere un pochino. Anche qua circa un mezzo cucchiaino, con un po' di limone sopra per attivarlo, tutte le bollicine. Vedete? Ecco. Ungo la padella, solito sistema che vi ho fatto vedere in carta. Ungo, deve essere semplicemente unta. Regolatevi mettendone abbastanza, perché così viene più alta e sembra tipo una torta. Se poi vi piace più sottile ne mettete di meno. Nel frattempo ho preso un'altra mezza mela e ce la faccio a fettine sopra, così viene proprio la base tutta di mele. Fiamma bassa perché comunque si deve cuocere bene bene anche dentro. Vedete che inizia a fare le bollicine. Ci metto un bel coperchio, così cresce un pochino e si cuoce anche all'interno. Dopo vi ho detto un 3 minuti che si addensa, inizia comunque ad addensare. Vado a fare così, vedete è tutta staccata perché comunque abbiamo unto la padella, questo la devo girare. Possiamo cuocere un po' da quest'altro lato anche.
un altro minutino proprio. L'ho già fatto. Nel frattempo vi faccio vedere quest'altra cosa. Con uno yogurt di soia mi preparo una cremina da mettere sopra, che è buonissima. Una cremina alla cannella, che come ho detto la cannella ci sta tanto tanto bene. Io mi piace utilizzare questo qua di soia, mi piace tantissimo e che ha un gusto molto delicato. Voglio utilizzare anche uno yogurt magro o anche la restante parte dello yogurt greco. Cosa importante, io ho spento sotto al fuoco e l'ho lasciata dentro yogurt. E ci metto un pochino di cannella. Ecco qua, mescolo. E mi viene una cremina alla cannella che ci sta tanto tanto bene. Guardate com'è bella, è una torta di mele, super soffice, bellissima. Potreste mangiare anche così senza niente, perché già è buonissima. Cioè super soffice, buonissima. Metto qua così. Poi ci metto sopra un po' di cremina. Cioè praticamente alterno strati di torta stati di cremina, e così mi viene ancora più alta e buonissima. Mamma mia ragazzi, guardate qua che meraviglia. Ecco qua. Ok, un altro po' di cremina. Che meraviglia, ma non finisce qui. Altro tocchetto, un po' di cannella, eccolo qua, una spolveratina anche nel piatto, qualche altra fettina di mele, proprio per far capire che è una torta di mele, ecco qua. Questa è la nostra meravigliosa torta di mele. Sfido qualcuno a dire il contrario, è stupenda e super fantasmagorica. Guardate com'è bella, sofficiosissima, sofficiosa, buonissima, troppo invitante, vero? Mmm, yummy. Quindi questo è tutto ragazze, mi raccomando, tanti pollici in su per la mia torta di mele light, healthy light, in padella super veloce e buonissima. Colazione e merenda perfetta e fabulosa, guardate che bella, cioè è bellissima, viene voglia proprio di mangiarla così a morsi. Ah, ah. Mi raccomando, taggatemi anche su Instagram e su Facebook, trovate il link dei miei social nei box informazione e sono troppo troppo curiosa di vedere le vostre foto. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!